alla pena concludere la lettura con quel versetto che dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro. Gloria a Gesù. Mentre nel mondo non avevamo coscienza del peccato, ma in Cristo Gesù gli occhi nostri furono aperti per vedere che quello che commettavamo era veramente peccato. Quindi ora di quelle cose ci vergogniamo, dice la scrittura, se leggete tutto, per notare. Abbiamo bisogno oggi, più che mai, di contemplare quello che il nostro Dio ci ha fatto vedere, fatto scoprire, cose che non avevamo scoperto prima, oggi le scopriamo e sappiamo. E sappiamo quello che è necessario sapere, perché l'anima viva e non muore. Noi abbiamo bisogno di vivere, vogliamo vivere. E la vita ci è promessa unicamente da Cristo. Cristo Gesù è morto, sì, è morto perché doveva pagare il prezzo di riscatto per tutti noi. Morì perché dovette far strada davanti a noi, dovette significare che noi dovevamo passarvi lì. E insomma doveva dirci come andare su questa strada per arrivare alla meta finale e alla salvezza. Gloria a Gesù. Il peccato conduce alla morte, e la morte è eterna. Si userà delle nostre membra, dei nostri sensi. Senza l'aiuto di Dio non si può andare e vivere secondo giustizia. Abbiamo bisogno di Dio in ogni cosa. Ma una cosa importante dobbiamo notare è proprio questa: non ci signoreggerà più il peccato. Il peccato non avrà potestà sopra di noi. Perché? Perché qualcuno più potente di noi abita in noi. Perché in noi è venuto il Signore dell'amore, che protegge come ha promesso, libera come ha promesso, libera da sempre, ma se solo porremo tutta la nostra fiducia in Lui. Gloria al Signore. Il salario, la paga, la retribuzione del peccato è la morte. E prima della morte le conseguenze del peccato, che fanno vivere proprio come in una prigione, come torturati, assillati continuamente, e là per pagare per i nostri peccati. È per questo che continuamente abbiamo bisogno di stare in ginocchio e chiedere sempre a Dio grazia. Gloria a Gesù. Un parlare molto bello è quello dell'Apostolo San Paolo, che dice: che faremo, che diremo dunque intorno a queste cose? Rimarremo noi
nel peccato perché la grazia abbondi, abuseremo noi della grazia per fare quello che vogliamo? Andremo a nostro piacimento e sceglieremo noi quello che il cuore ci dice di scegliere e faremo quello che sogniamo di dover fare? Appaghiamo forse i nostri ideali? Ideali che non ci sono, non vivono nell'ambito della comunione con Dio? Gloria a Gesù. Abbiamo bisogno di stare uniti a Cristo, uniti alla forza della sua grazia, alla potenza del suo nome, per vivere ogni giorno una vita vittoriosa. Ogni giorno una vita che dica gloria a Dio. Ogni giorno onorare l'Eterno, benedire il suo nome con cantici che ascrivono a Dio la gloria dovuta. Che faremo noi? Abuseremo dalla grazia di Dio, già che tanta è stata la benedizione del Signore? Benedetto l'Eterno, vivremo ancora in esso. Ignorate voi che noi che siamo stati battezzati nella sua morte e siamo morti con lui. Con lui siamo stati sepolti e siamo morti a questo mondo o alle concupiscenze di questo mondo o alle attrattive di questo mondo. Non sapete voi che il mondo per noi è morto? E non sapete che noi stessi abbiamo già chiuso la porta in faccia al mondo del peccato e alla violenza? Gloria a Gesù. In Cristo c'è purezza e purezza ci sarà nei cuori di coloro che l'amano, lo servono. La Chiesa ha bisogno di purezza. Fratello, tu appartieni alla Chiesa, o meglio alla sposa, anche per te. C'è un vestimento bianco da indossare, che è il vestimento della purezza. Tu puro, perché puro è il tuo sposo. Tu chiesa pura, perché puro è il Signore, che a te ancora deve venire. Il mezzo per cui ogni giorno si commettono dei peccati è che troppo si guarda attorno e che si contempla troppo di questo mondo e più si guarda, si ammicca, si desidera, si contempla e si vuole e più si pecca. L'uomo che è morto non ha più desideri. E il cristiano che è morto con Cristo, gloria a Gesù, oh no, non vive più a questo mondo, per questo mondo è veramente morto. E quel che vive lo vive unicamente alla gloria di Dio. Oh, che mondo quello in cui viviamo. Quando andiamo per le vie di questo mondo è come se andassimo per le viuzze di una miniera di carbone. Ci si sporca passando. Tante cose si vedono, tante cose si sentono, tante cose accadono e tutto parla di peccato. È proprio là nella tua stanzetta segreta,
laddove ti inginocchi e fai i calli sulle tue ginocchia, laddove stai e preghi e preghi e preghi e invochi, è là che tu non troverai peccato. È là che troverai la purezza, la santificazione. È là che troverai la pace, l'amore, la giustizia, la verità. È là che ti troverai davanti al tuo Dio. Gloria al Signore. È vero, quando si parla di peccato, come da tanti l'ho udito, è come se una forte paura mi occupasse qualcuno. Fratello, quando non peccherai più, non avrai più paura. Gloria a Gesù. La vista, l'udito, il palato, sono i mezzi per cui l'uomo vive. Tolti questi, l'uomo non vive più. Gloria a Gesù. E solo questi mezzi per cui l'uomo si eroga, si manifesta, si esprime. È proprio nelle nostre espressioni che diciamo a tutti di stare a vivere. Ed è in quelle che dobbiamo stare molto attenti. Quando guardiamo, quando udiamo, quando tocchiamo, e così via. Il Signore ci aiuti e ci spieghi, perché la nostra purezza venga conosciuta dappertutto. E tutti sappiano che il nostro Dio è il nostro Salvatore. Gloria a Gesù. C'è chi accarezza il peccato e c'è chi accarezza l'idea del peccato. State attenti, non indugiate lì. Quello è un terreno fangoso ed è là che si accendono i fuochi più pericolosi. Non sostate laddove il baratro si apre. E ve lo dice, il baratro stesso vi parla, già spalanca la sua bocca un tantino e voi dite non è niente, e ancora un po' di più e non è niente, fino a che di sorpresa spalancherà la sua bocca e voi siete già inghiottiti. Guardatevi dal peccato, allontanatevi dal peccato. Vi ricordo ancora che il morto non ha più desideri. E se nel cristiano esistono dei desideri, esistono solo nei confronti del cielo e del nostro Dio. Perché il mondo è già finito per i cristiani, perché il cristiano è già crocifisso con Cristo, e quel che vive lo vive unicamente all'immagine della risurrezione del nostro amato Signore e Salvatore Gesù. Tutto quello che è significato o ha significato separazione da Dio è stato sempre chiamato peccato. Il peccato separa da Dio. Il peccato porta alla condanna eterna. Fratelli, quando Dio dice, quando il Signore dice questo della mia parola, io ho bisogno di dire amen.
Voi non lo dite? Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Voi avete accettato il battesimo in acqua, avete accettato di scendere nelle acque, ma avete capito cosa avete fatto? Voi avete accettato di morire con Cristo. Voi siete stati sepolti dall'acqua. Voi siete morti. Morti alla vecchia vita. È stato là sepolto il vostro peccato. Ed è stato là che il Signore si dimenticò, si è dimenticato del vostro peccato, del nostro peccato. Gloria al Signore. Noi abbiamo fatto questo perché ci rimanesse un ricordo. Noi lì abbiamo pubblicato la nostra fede. Abbiamo detto a tutti che abbiamo accettato la vita di Cristo. Ma prima della vita di Cristo viene la morte. La nostra vita vissuta cristianamente è una vita risuscitata. Una vita venuta fuori dalla tomba del peccato. Gloria a Gesù. Fu là che il Signore fece separazione tra noi e il peccato. E siamo venuti fuori con un'altra immagine, rigenerati, con un'altra visione. Siamo vissuti in modo differente. Abbiamo visto le cose in modo differente. Tutto è cambiato perché Cristo Gesù ci ha dato la sua vita. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Oh, non posso dimenticare chi si è santificato a tal punto da essere esagerato. Ma io vi ricordo che nessuno mai sarà esagerato in quanto a purificazione, a santificazione. Se chi parla di cibo sacrificato agli idoli e parla di contaminazione, se chi parla del baciare un morto e si viene contaminati per il bacio che si dà al morto, oh, c'è chi dice è contaminazione guardare qualche cosa e appetirla. Io non faccio differenza. Un pezzo di carbone piccolo è il carbone. Come il carbone, una montagna di carbone. È un piccolo peccato, è sempre peccato. Come peccato, un grande peccato. È scritto, ama il tuo fratello e odi i tuoi nemici, ma Gesù dice, ama i tuoi nemici. Non concupire la donna del tuo prossimo, ma io vi dico, chiunque ha soltanto guardato una donna per appetirla ha commesso adulterio nel suo cuore. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. E quante di queste cose avvengono durante il corso della giornata? Mentre si guarda a destra e si guarda a manca e si crede che tutto sia concesso, mentre l'anima viene sempre più macchiata. Ma tu dici, converrebbe non avere occhi. Sì, così dice la parola. Se il tuo occhio ti fa intoppare, cavalo. Ma non significa proprio che tu devi cavarlo, soltanto privalo. Privalo di guardare e non accarezzare l'idea della bella visione. Gloria a Gesù. Guarda la croce.
E vedi Gesù che sanguina, che muore per te, ed è là che non può pensare a nulla di questa terra. Quella è la vita che il Signore Dio ti chiama a vivere. Il salario del peccato è la morte. Vogliamo morire? Vogliamo vivere? Abbiamo fatto tante rinunce, forse non siamo stati esagerati a tal punto da odiare anche la persona più vicina per la gloria della causa del Regno di Dio. Chiama madre, padre, fratelli, sorelle, più di me non mi senti bene. E non essere degni significa vivere in peccato. Ma sì, ma è mia moglie, ma è mio marito, ma è mia figlia, è mio figlio. Non può un vicino parente impedirci, non deve impedirci di santificarci a tal punto da rimanere puri in ogni caso. Gloria a Gesù. Certe licenze poi, per delle azioni compiute nei luoghi nascosti, cose che odo e che mi fanno ribrezzo. Perché i coniugi non rispettano le regolarità della vita così come l'ha ingiunto la parola di Dio? Tutto è preso per concesso. Attenti, perché si farà sempre più difficile. Andando più avanti, dico, si farà sempre più difficile ritrovare la santificazione. Ah, la gioventù, la gioventù, la gioventù cerca e cerca e vuole essere appagata. Se vuoi morire nella gioventù, muori nella gioventù. Ma ricordati che il Signore ti chiama a santificazione. Atti impuri d'ogni genere. E poi programmi televisivi che fanno pena e vergogna. A cui tanti si accomodano come se non avvenisse nulla. Il peccato è il peccato. Il peccato porta alla morte. Il peccato è morte. Gloria a Gesù. Oh sì. Vi sto ad affliggere stasera. A me non importa proprio niente. Non importa proprio nulla. Quello che ho piacere di fare è accontentare, appagare il desiderio di Dio. Il resto non importa niente. Gloria al Signore. 40 giorni e 40 notti. Nel deserto, il Signore Gesù, il puro per eccellenza, adesso va e si concentra e punta i suoi occhi su una nuova cosa. Che cosa? La volontà di Dio, la volontà del Padre, la purezza. Alleluia, il rispetto della Deità. Era lì a concentrarsi su tutto ciò che era del cielo. Gloria al Signore. Aveva bisogno di santificarsi a tal punto. Ma non era santo. Oh, fanno 3 giorni di digiuno e si crede di aver fatto non so che. Perché poi noi troviamo che 3 giorni di digiuno sono proprio qualche cosa di monumentale.
E come ci vantiamo nel dire, ho fatto meglio le tre notte di Gesù. E quando l'hai detto hai perso tutto quello che hai fatto. Anche questo è peccato. Tu non hai messo il tuo vanto in lui, anzi in te stesso. Gloria a Gesù. E come dobbiamo entrare nel cielo? C'è forse cosa alcuna contaminata che potrà entrare? No, ma così dice la parola, niente di contaminato entrerà nel regno di Dio. E allora, fratelli, io so una cosa, ed è da padre che lo dico, questa sera qui, con un cuore carico di me, se la Chiesa riesce a santificarmi, a purificarmi, quando viene il cielo, la raduna, oh gloria a Dio, oh gloria a Dio. Sono certo, non, la Chiesa non chiederebbe miracoli, perché il miracolo del Signore lo farebbe senza la richiesta di Gesù. Oh, quante volte, e ti danni quello, intervieni, e soccorrimi, e fai questo, e quell'altro. E bussiamo, e grigliamo. Magari per il nostro piacere facciamo 3 giorni di digiuno, perché vogliamo una certa cosa. Magari cosa che Dio non gradisce, che noi si abbia. E gridiamo invano. E ho imparato una cosa, è stata proprio per una predicazione che mi è venuta dal cielo direttamente, è stato proprio al cielo, mi sono trovato proprio davanti alla insistenza divina, quell'insistenza che mi ha detto, tu non hai bisogno di gridare a me, la potenza è, lo spirito è. Cosa hai bisogno? Quando io lo vorrò, io compirò. Quando lo vorrò, compirò. Ed eccoci qua. Noi crediamo. E a volte diventiamo come fa. Facciamo sentire al vicino che abbiamo chiesto tanto. Benedetto il Signore. Ma non è che il Dio non gradisca le preghiere che si fanno. La cosa che ci dispiace è che quando gridiamo a Lui non troviamo una risposta. E rimaniamo come delusi. Forse incolpiamo Dio e diciamo il Signore non mi ha risposto, non mi guarda, non mi aiuta, non è d'accordo con me. Benedetto il Signore. Voglio il Dio questa sera, anche se nessun amen si vuole, voglio il Dio, dico, che per la prontezza e per l'aver accettato la parola del Signore, tutti possiate essere riempiti di gioia infinita, gioia grande, col proposito di santificare, stando attenti e essendo circospetti, badando tutto ciò che ci circonda, perché noi non specchi più. E voglio dire che i più grandi peccati li commettete proprio in casa vostra. Parolacce? Ah, parolacce.
qualcuno mi ha detto, ma ti pare che ma quella è una cristiana. Cosa vuoi che in chiesa c'ha le mani giù? Questo toro io vedo, c'ha le mani giù. Qualche volta prega, ma in casa si comporta come un diavolo. Dio abbia pietà e misericordia di questa generazione. E poi volete che i figli imparino, siano educati. Come possono essere educati? Glorioso Dio. Cominciate con la casa vostra, con la vostra relazione nei confronti dei figli e nei confronti del marito e nei confronti della moglie. Cominciate lì e badate che il vostro rapporto sia un santo. Non errate, fratelli, ogni nodo verrà al pettine e niente sarà di nascosto, sarà portato ad essere nascosto quando quel giorno verrà. Tutto, tutto sarà chiaro davanti agli occhi di Dio. Niente rimarrà nascosto. Quindi, fratelli, cos'è che bisogna fare? Io chiesa, tu chiesa, noi chiesa. Insomma, ci abbiamo mai pensato? Gli sguardi, i pensieri, i desideri, gli affetti, gli amori e quante altre cose ci sono state donate perché noi vivessimo e bene, eppure usiamo tutto male. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. E io dico gloria. 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 Qualcuno ha detto, ah, io sono troppo giovane, magari più tardi ci penserò. Quando arriverò a una certa età, magari io mi santificherò. Ci arriverai ad una certa età. Arriverai ad una certa età. Chi ti dice che domani sarai ancora vivo? Questa sera santificati, questa sera purificati, questa sera liberati, questa sera guarda al Signore e rinuncia alla carezza che vorresti fare, a ciò che di più ti piace e ti solletica. Guarda un po' in faccia la realtà, è quella realtà da cui tu devi liberarti. Gloria al Signore. Alleluia. E qui siamo venuti alla immagine di noi stessi davanti a Dio per nostro bene. È stata la sua volontà a portarci qui e a questo quadro. Il quadro che forse ci ha turbati per tanto tempo. Vogliamo distruggerlo. Non lo vogliamo più vedere. Anche se il marito è un incredulo, e se è vizioso, insegnategli un po' di giustizia. Benedetto. Le cose vengono, ma Dio sa, gloria al Signore,
Noi abbiamo un obbligo, abbiamo una responsabilità, noi abbiamo una via su cui camminare, una via provveduta da Dio, e su quella via abbiamo bisogno di andare, perché vogliamo raggiungere il cielo ad ogni costo. Gloria a Gesù. Il salario del peccato è la morte. E se hai peccato, non puoi chiedere vita. Non ci sarà vita. Sarà solo morte. Non sei spaventato? Non sei spaventato? O ti pare che sia un mito, qualcosa da schivare, da non apprezzare, qualcosa su cui non dovere ponderare? Alleluia. Sia benedetto il Dio per gli esempi che ci sono stati dati tramite i santi uomini di Dio, sante donne, pie donne di Dio, che nel tempo hanno difeso la loro purezza contro ogni impietà. Combattete, sorelle, combattete contro la impurità di questo. E che la Chiesa sia santificata al punto di far crescere le ali dello Spirito, per poter volare e arrivare a contemplare le mete alte dello Spirito. Che Dio sia lodato per la mano.